Buongiorno a tutti, ragazzi. Sono Francesco Guarino e oggi faccio il tiraggio della settimana a supporto della carta Paggio di Denari che era stato estratto ieri e suggeriva, introduceva la domanda, come posso trasformare il mio progetto in realtà? Andiamo a fare il nostro consueto tiraggio a tre carte per vedere come. I tarocchi per questa settimana, ragazzi, mi raccomando, rispondono alla domanda. Ho notato che qualcuno prende i tiraggi come dei macro concetti, come una macro filosofia. Ma no, queste sono delle frequenze per la settimana. Quindi come posso trasformare il mio progetto in realtà? Ora, in questo momento, se decidessi di sfruttare queste direttive, lo devi fare adesso, magari fra un mese già possono cambiare. Andiamo a tirare carta per carta in modo da aiutare anche le persone che non sono proprio pratiche con i tarocchi a fare un po' di esercizio, quindi come li chiamo io, dei tiraggi didattici e, e partiamo dal cavaliere di spade. Quindi azione intraprendenza soprattutto mente acuta perché ricordo che le spade si relazionano al mondo dell'intelletto allora possiamo vedere il cavaliere di spade come quella spinta propulsiva per portare avanti il progetto con coraggio e determinazione è una sorta di idea che ti pulsa dentro e ti permette di superare gli ostacoli senza mai mollare la seconda carta estratta 6 di bastoni, quindi ci avviciniamo a concetti come il, il riconoscimento, il successo, la vittoria. Questo è un arcano che simboleggia il raggiungimento degli obiettivi. Anche quando ci sono delle perplessità date dal fatto che ci sentiamo ancora all'interno di un tunnel, il 6 di bastoni è quella piccola lucina che si apre alla fine di questo tunnel. È la conferma che il lavoro e la dedizione ripagano sempre. E infine. Oh, un arcano maggiore, l'innamorato. L'innamorato che rappresenta la via del cuore, la scelta la decisione da seguire in base al nostro intuito. Ecco, questo tiraggio in realtà va un po' a sconvolgere l'assetto del cavaliere di spade iniziale e permettimi di spiegarti perché. Come possiamo facilmente notare il cavaliere di spade sembra allontanarsi da quel sei di bastoni e allora va bene l'azione decisa e l'intraprendenza, ma non permettere alla troppa intraprendenza e alla troppa decisione non di paralizzarti ma di allontanarti dal sei di bastoni che è la possibilità di elaborare una strategia chiara e dettagliata per il tuo progetto quindi ok fai il primo passo con coraggio e fiducia ma verso la definizione di obiettivi realistici individuando le risorse necessarie e pianificando le azioni da intraprendere non essere Spinto e sospinto esclusivamente dalla tua mentalità. E come è possibile fare tutto questo? Beh, sigilla il tiraggio, quel bellissimo innamorato finale che invita ad ascoltare l'intuito, a seguire ciò che amiamo, a non aver paura anche di cambiare rotta se necessario, ma fare le scelte che ci risuonano dentro, che ci motivino dentro a dare il massimo. Da questo punto di vista l'innamorato è una coccola a quel cavaliere di spade che altrimenti sarebbe tutta tutta testa ora da lettore di carte di professione voglio condividere con te anche alcuni consigli pratici per trasformare il tuo progetto in realtà ovviamente sempre in relazione alle carte estratte quindi ripeto sempre e per sempre tutto quello che esce fuori nel tiraggio della settimana è motivato dalle tre carte della settimana e non sono delle macro filosofie non sono concetti evergreen ma sono concetti che vanno bene ora in questo momento 1. Beh, concentrati sull'esecuzione, quindi non perdere tempo a sognare, ma passa all'azione. La chiave del successo è fallo concretamente. Impara certo dai tuoi errori, migliorati continuamente, ma fallo. A volte potresti non riuscirci da solo, quindi scegli con cura le persone con le quali ti andrai a circondare perché è importante puntare su chi ti sostiene, su chi ti motiva e su chi ti ispira e non sto solo parlando di un team positivo di collaboratori positivi, sto anche parlando di amici o di familiari che ti dicano dai, che ce la puoi fare, invece del classico ma va là, ma lascia perdere, lo vedi che è una cosa troppo strana. E infine, beh, questo invece sì che è un consiglio Evergreen, credi in te stesso, perché la fiducia in se stessi è fondamentale, avere fede nelle tue capacità, non lasciarti scoraggiare dalla difficoltà. Ricorda che ogni ostacolo alla fine dei conti è un'opportunità per crescere, per diventare più forte ed è tutto quello che ti viene, che ti viene richiesto. Wow, ecco qui, tiraggio della settimana fatto, eseguito e spero che in qualche modo possa esserti utile o possa darti qualche input. Mi raccomando, lascia un like a questo video e condividilo in modo da permettermi di crescere e di arrivare a più persone, cercando di comunicare e di condividere un modo sano, cristallino e potenziante di usare i tarocchi. Se hai domande... O vuoi condividere la tua esperienza riguardo questa tematica? Beh, scrivi un commento qui sotto perché li leggo uno ad uno. Mi raccomando, fai anche tu questo tiraggio. Questo non cambia mai. Come? Prendendo la domanda della settimana, utilizzando tre carte, i tarocchi di Marsiglia, ma in generale il tuo metodo di lettura, i tuoi tarocchi, i tuoi significati ma fallo, perché personalizzare questi tiraggi fa la differenza tra delle energie condivise nel collettivo e delle energie che vestono solo e soltanto te. Nell'info box hai anche il link per fare un tiraggio gratuito a 6 carte, ti basterà meditare su questa domanda, andare sul link e poi avrai l'estrazione con tutti i significati. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video.